Intanto buongiorno a tutti, buonasera perché andrà in onda di sera. Beh, dalle Maldive, come potete vedere siamo qua in un atollo maldiviano e mi sono stati chiesti cinque buoni motivi per vedere questa commedia stasera in televisione. Beh, sono molteplici, sono più di cinque, però visto che siamo su Rai 5, cinque ne devo dire. Il primo è senz'altro che è una commedia scritta da un maestro del genere, che si chiama Ray Cooney, un autore britannico molto prolifero, che ha scritto tantissime commedie, tra cui anche Taxi a due piazze. Taxi a due piazze è un po' il prodromo, anzi lo è a tutti gli effetti, di Chat a due piazze. È la storia di un tassista che è bigamo, ha due mogli, una sta a Piazza Ernerio e una sta a Piazza Risorgimento. Taxi verteva tutta la sua problematica sul fatto della bigamia. Questa volta il taxista con le due mogli ha due figli. Chat a due piazze fa parte appunto, vede la genesi di questi due nuovi ragazzi che si incontrano su una chat, ecco perché si chiamano Chat a due piazze la commedia. Il secondo buon motivo è che è stato un grandissimo successo, grazie al cielo, in tutti i teatri italiani in cui è stato. Ha fatto veramente ridere centinaia, decine di migliaia di persone. Il terzo punto, devo dirlo, sono degli attori dentro bravissimi. Partiamo da una straordinaria gloria della televisione italiana che è Raffaele Pisu, per poi andare a Fabio Ferrari, mio collega del sindacato Figli d'Arte. Poi abbiamo Gianluca Ramazzotti, Lorenza Mario, Miriam Mesturino, Claudia Ferri, il figlio di Pisu, di Raffaele, Antonio Pisu, tutti straordinari attori. Quarto motivo è perché credo che passare due ore, tanto dura lo spettacolo, in allegria sia la cosa più bella che possa succederci oggi, perché insomma tutto il resto che ci contorna non è proprio il massimo, diciamo, non è proprio una festa di Capodanno, ecco. È un veglione funebre più che altro. Il quinto motivo per il quale è giusto vedere questo spettacolo è che è su Rai 5 e quindi non c'è motivo migliore di questo che salutare un canale che peraltro io conosco poco, ma che devo dire saluto con grande affetto, sperando che possa dare grande spazio al teatro, a una compagnia giovane come quella che state per vedere, che ha mietuto successo, forse un po' all'insaputa dei grandi mass media, perché il teatro oggi se ne parla poco, è l'unico paese in Europa dove si parla poco di teatro, se ne parla molto in Inghilterra, se ne parla molto in Francia, se ne parla molto in Germania, ma insomma questi sono un po' discorsi vecchi, come dicevo una volta, come il cucco, però sta di fatto che una parte di verità c'è. Il quinto motivo e mezzo è che è una regia che ho fatto io e se qualcuno ancora si dovesse fidare, insomma, è fatto, ne sarei molto grato. Auguro a tutti voi un buonissimo divertimento, lo vedrò anch'io, perché io non avendo partecipato alla regia televisiva del fatto, ma solo a quella teatrale, voglio scoprire che cosa hanno combinato in mia assenza.